Non dite la Puglia, dite le Puglie. Al plurale si ha il senso di una regione che in sé contiene i paesaggi più vari, dalla Val Fortore fino al Salento, la collina, il mare, la montagna. Noi dobbiamo essere Puglie al plurale dal punto di vista della valorizzazione di ciò che abbiamo, di ciò che siamo, sistemi produttivi, ma anche paesaggio, ma anche cultura. Però dobbiamo essere Puglie al singolare dal punto di vista della capacità di fare sistema, di essere una rete di talenti produttivi che non ha paura di conquistare il mondo. Punta avanzata dell'Italia adriatica, la Puglia ha fatto passi da gigante negli ultimi 15 anni in una promozione a vari livelli delle sue ricchezze culturali. Come nell'olio, anche nel vino continuano a vedersi gli effetti benefici di questa rinascita e l'Associazione Italiana Sommelier della Puglia è in prima linea su questo fronte. AIS riesce a mettere insieme tanti soci, tante caratteristiche di soci di ogni genere, quindi il contributo di ogni socio aiuta AIS a diventare grande e AIS è un'associazione importante per questo. Quasi 1700 iscritti, 7 delegazioni territoriali, AIS Puglia è uno dei simboli di una regione in movimento, una realtà che trova autorevoli interlocutori nelle istituzioni. Per noi AIS Puglia è stato ed è strumento fondamentale per continuare a crescere, ci ha consentito di raccontare meglio le nostre capacità, le nostre peculiarità, ma anche le nostre ambizioni ed è stato uno strumento che ci ha consentito di parlare una lingua professionale e tecnica ma anche appassionata. Scusi Presidente, è sempre importante AIS Puglia come realtà associativa del territorio, l'associazione sommelier? Ma credo che siano quelle realtà che aiutano la crescita di una consapevolezza sui valori culturali ed economici legati all'agroalimentare, al buon cibo, quindi sì, bene, sono felice di questo. La promozione del territorio portata avanti dall'AIS è figlia di un rapporto consolidato con un sommelier d'eccezione, l'assessore regionale all'agricoltura Fabrizio Nardoni. Sono stati gli uomini che hanno aiutato, hanno fatto squadra in Puglia. Ci hanno fatto fare squadra, AIS con altri collaboratori, con i produttori, con l'organizzazione che la Puglia ha mostrato per poter comunicare il territorio fuori dai propri confini. Progetti importanti che con la regione AIS continua a fare, compreso quello delle notiche regionali come con il portale delle notiche che stiamo facendo. Il successo dell'AIS Puglia è stato sancito anche al recente Vinitaly di Verona, con i sommelier protagonisti di un padiglione molto visitato da appassionati e curiosi. Oggi il Primitivo sta vivendo il suo meritatissimo periodo di gloria, ma ho visto anche vitigni bianchi dalla Valle d'Itria, ho visto anche il Primitivo di Gioia del Colle. La Puglia è grande, lo sta dimostrando anche grazie a queste manifestazioni. Il vino pugliese prosegue la sua marcia verso i lidi della qualità e della fidelizzazione dei consumatori e poi, per fortuna, non decade. Assolutamente no, anzi il vino è oggi più che mai il nostro principale ambasciatore nel mondo delle nostre ambizioni ma anche delle nostre determinazioni. L'AIS Puglia va avanti con nuove consapevolezze, c'è una terra straordinaria da promuovere e far conoscere, una Puglia. Tante Puglie, e per ognuna di esse c'è un sommelier dell'AIS.